Ah, è tuo primo colorado con barba camburada llena de ballena inclinandosi al sol ed un rayo de luz roja besando nuestra boca el beso que te sopla huele alcohol tu trego lunares extraterrestriales entran cuando salen por eso no se ven ah, tu barba camburada traviesa y rebelde me afecto con espada pero devuelve con l'asfalto, la terra, la neve, il fango, le montagne, la pampa, il deserto, la puna. 20.000 chilometri in due mesi. Sei uomini in viaggio attraverso Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina. Cinque paesi, un continente intero. Sandro Garavelli, capo spedizione di Partesa on the road 20esimo. Alla guida del Massif ci ha portati fino alla fine del mondo. Ignazio Calace, primo pilota dell'Eurocargo ed esperto viaggiatore. Macina chilometri sin dal 1978. Hermes Bertulli, secondo pilota dell'Eurocargo. È l'uomo Partesa all'interno della spedizione. Ugo Panella, fotoreporter. Dagli anni 80 ad oggi ha raccontato il viaggio attraverso le sue istantanee. Luca Acerno, videomaker e regista. A lui il compito di raccontare con le immagini in movimento il viaggio. Daniele Tagliavia, giornalista e blogger. A lui il compito di raccontare con le parole i due mesi sudamericani. Nella Sagrada Famiglia di Lima vivono 800 bambini. Hanno dai 3 mesi ai 17 anni di età. E qui, ospiti di Hermano Miguel, dormono, mangiano, studiano, giocano. Ci travolgono di sorrisi, ci emozionano. Alcuni sono orfani, altri vengono da famiglie poverissime che non sono in grado di garantire loro una vita dignitosa. Ed Hermano Miguel va avanti anche grazie all'aiuto di Coopi, che porta avanti i progetti di adozione a distanza. Alcune migliaia di chilometri più a sud, uno scuolabus passa per i vicoli di Lanús, periferia sud di Buenos Aires, e raccoglie i niños del quartiere. I bambini aspettano sereni con attorno familiari e amici. Un saluto veloce ed eccoli sullo scuolabus che li porta nella sede di Pupi, la onlus voluta da Paola e Javier Sanetti, che Partesa ha deciso di sostenere. Qui vengono accolti per il pranzo e durante il pomeriggio lo staff di Pupi si prende cura della loro formazione. Ai più sfortunati offre la possibilità di non restare ai margini, di studiare e di avere una chance. Pupi sostiene anche la piccola e azzurra scuola di Esquel. Pa che soffrire. Jugando. Qui i bambini di etnia mapuche possono studiare la propria lingua e riscoprire le proprie radici. L'ascesa alle Ande peruviane è repentina. La salita è un susseguirsi di tornanti serrati e ripidissimi, immersi in queste montagne rossastre, aride e desolate. La sensazione è di essere sospesi. Qui i padroni di casa sono i lama. Sonnecchiano sui prati o pascolano svogliatamente proprio in mezzo alla carreggiata, incuranti del nostro passaggio.
Arrivati in cima a oltre 4.000 metri di altitudine, siamo immersi in una nebbiolina surreale. L'aria è fredda, pungente. La consapevolezza di essere così in alto dà una vertigine singolare. Sembra quasi un altro Perù, sembra quasi un altro Sud America. Lo scenario naturale attorno al Machu Picchu sembra conservare qualcosa dell'animismo inca. Il Huayna Picchu su in alto, il fiume Urubamba lontanissimo ma ben visibile e le montagne ripide intorno sono uno spettacolo talmente enorme da spiegare l'adorazione degli inca per quella che definivano la Pachamama, la madre terra. La cittadella, costruita quasi interamente con il granito della montagna, dà una sensazione di precarietà costretta com'è tra due pareti ripidissime. Ma anche di stabilità, costruita com'è con la stessa pietra della montagna, di cui sembra un'estensione inamovibile. Qui la foschia si muove in banchi piccoli e veloci e lo spettacolo di luci cambia sempre, è sempre diverso. Tutto è costruito attorno al Tempio del Sole e in ogni angolo si trovano piccoli altari pieni di religiosità e di misticismo. Un piccolo aereo porta in giro i turisti su questa piana sterminata, pochi chilometri a nord di Nazca. Queste linee infinite hanno alle spalle più di 2000 anni di vita, ma non sembrano portarne i segni. Dall'aereo si scorge l'astronauta, il colibrì, il condor e la balena. Immagini che nella loro chiarezza, nella linearità e nella perfezione delle loro forme alimentano il loro mistero. Figure lunghe chilometri, quasi impossibili da concepire a terra e da disegnare così perfette se non con una guida a diverse centinaia di metri d'altezza. Per raggiungere las Cuevas de las Manos, attraversiamo un paesaggio fuori dal tempo. Sembra di essere dentro una miniatura. Il rio Pinturas, qualche alberello, e a destra e a sinistra pareti perfettamente perpendicolari al terreno, liscissime. Las Manos di queste caverne hanno quasi 10.000 anni. Sono il lascito suggestivo di una popolazione indigena che viveva in questo scampolo di Patagonia 8.000 anni prima di Cristo. Soffocate nell'umidità equatoriale o rinfrescate dal vento fresco delle piane andine, le città sudamericane sono affollate, confuse, rumorose, ma soprattutto colorate. Colorate nelle facciate dei palazzi, colorate negli abiti degli abitanti, colorate nel brulicare incessante delle auto. I veri padroni del traffico sono gli autobus, coloratissimi e sempre pieni. È forte un po' ovunque il segno del colonialismo, presente con le sue architetture inconfondibili, con la sua maestosità. Una storia di violenza riscattata da un lascito di monumenti e di meraviglie. Gli abitanti sembrano incuranti di quello che hanno intorno, quasi assenti, piccole figure che abitano il ciglio della strada con i loro cappelli, le loro gonne e i loro maglioni coloratissimi. Thank you.
Lungo la Panamericana o sulla Ruta 40, di centri urbani ne incontriamo a centinaia. Alcuni sono soltanto improvvisate stazioni di servizio per viaggiatori. Nelle periferie sembra che le persone siano tutte riversate sulle strade. Negozi, botteghe, mercati improvvisati, tutto vive per strada, tutto accade per strada. Sembra che dentro le case non ci sia nessuno, che il vivere insieme di questi centri urbani sia tutto lì, in quei due metri tra il traffico delle auto e i marciapiedi.